Buongiorno, eccoci amiche ed amici, eccoci questo 9 ottobre 2020, poco fa abbiamo visto e rivediamo ancora, ci sono davanti Palazzo San Giorgio gli ambulanti del mercato di Viale Calabria, c'è qualche problema, adesso è salita una delegazione, ne abbiamo dato contezza poco fa, è salita una delegazione a parlare col capogabinetto per capire qual è il problema e cercare di risolverlo. Intanto che vi collegate, aspettiamo un po', oggi il tema, l'ho scritto in quello che è il titolo, domani ci sarà la proclamazione dei consiglieri comunali, dei 32 consiglieri comunali. Allora, ecco, vabbè, stavo leggendo un messaggio. Allora, scusate, questo è il bello della diretta. Intanto condividete il link. Domani saranno eletti i 32 consiglieri, proclamati i 32 consiglieri, e lì ne vedremo delle belle. Perché non è mai successo, ma domani succederà. Insomma, Angela Marciano sarà sospesa a partire da domani per 18 mesi, quindi fino ad aprile 2022. Questo lo sosteniamo noi, visto noi non siamo né giuristi né avvocati, perché qualcuno mi rompe le scatole dicendo: ma sei giurista, sei avvocato? No, sono un giornalista si documenta, si avvale della consulenza di professionisti e poi fa l'articolo. Poi se è sbagliato l'articolo, se ho sbagliato consulenza, vorrà dire che cambierò i miei interlocutori, però questo è giusto per chiarire. Domani Angela Marciano sarà sospesa per 18 mesi a partire da domani. La sospensione chiaramente non spetta alla commissione elettorale, ma spetta al prefetto, questo lo sanno anche i bambini. Il prefetto può anche non farla subito, può farla anche nel giro di qualche giorno, ma il prefetto ha l'obbligo di applicare la legge. Questo è quello che ci dicono i nostri consulenti. Quindi la sospensione partirà da domani 10 ottobre, o comunque dal momento in cui c'è la sospensione, per 18 mesi, quindi andrà a finire ad aprile 2022, scusate. Quindi scadenza, tutto il resto, tutte queste diatribe, queste lettere, questi post, questi comunicati stampa che sta facendo l'Angela Marciano per cercare comunque giustamente di difendere la sua posizione, sono inutili, perché noi la domanda ad Angela Marciano l'abbiamo posta addirittura il 20 di agosto, ma ancora prima forse della presentazione delle liste, adesso non ricordo bene. Una domanda lei alla quale in conferenza stampa ha risposto: no, non c'è sospensione. Quindi evidentemente ha detto una bugia, oppure non conosceva la legge. Insomma, ci sembra strano, ma comunque domani si chiariranno tante tante cose. L'arciere sbaglia, chi ha scritto l'arciere non sbaglia mai, sbaglia, ogni tanto qualche freccia va fuori bersaglio, però noi nel nostro lavoro non è che è giusto che mettiate in discussione, diciate la vostra, per l'amor di Dio, ma non fatene mai una questione personale con me. Io cerco di dare il meglio, perché prima di scrivere delle cose o di fare, mi consulto. Ho chiamato 4 avvocati, un altro esperto della legge Severino, prima di espormi in questo modo. Per l'amor di Dio, posso anche sbagliare, ma da qui poi a rompermi le scatole e dire che sei un giurista e che sei qui. No, faccio il giornalista, voi cercate di fare i lettori e ognuno che faccia il proprio ruolo. L'opinione e il diritto alla critica è una cosa, ma andare sul personale non è consentito. Cioè, ma voglio dire, mesi e mesi e mesi, adesso mi conoscete, chi mi conosce da una vita lo sa, che non mi piacciono i duelli personali, non mi piace il dibattito a due, il dialogo a due. È bello essere in una comunità ognuno dice la sua, ascolta e si va avanti. Non è che poi siamo 10 persone, due si beccano e gli altri stanno a guardare, non funziona proprio così. No, ma poi non querelo più nessuno, Giovanni. Puoi dire adesso questa storia delle querele la chiudo qua. Chi mi offende lo blocco e lo mando a cagare, cioè voglio dire, fine della storia. Mi offende, lo offendo, lo blocco
e via. Sono stufo, perché poi adesso mi sono anche stufato ad andare a perdere tempo in questura per le querele. Quindi cerchiamo adesso di essere, e qui prendo il consiglio di Antonio Nicolò, noi la pensiamo diversamente, Antonio Nicolò ha le sue opinioni, ho le mie, però nonostante questo continuiamo a dialogare, e bisogna essere così, offensivi è inutile, cioè quando tu offendi l'arciere o io offendo Giovanni Viola, ma che cosa ho ottenuto? Nulla. Allora, cerchiamo di confrontarci e di migliorarci. Poi, se le notizie e le informazioni che do vi sembrano tutte sbagliate, non seguitemi, non seguitele. Io quando scrivo qualcosa mi assumo la responsabilità, poi c'è il diritto di replica, la rettifica, e chi non ha sbagliato nella vita si può anche sbagliare. Però in questo caso non pensate mai, non vi sfiora neanche mai l'idea che l'arciere, prima di scrivere qualcosa, non consulti ma molti, molti più esperti. Non uno, non mi fermo mai ad uno. Chiamo sempre 4-5 esperti del settore che mi diano l'informazione. Poi se 4-5 mi danno l'informazione sbagliata, per l'amor di Dio, non è che ho diffamato qualcuno, ho fatto un'ipotesi e finisce lì, insomma. Però calcolate che c'è questo dietro ogni post dell'arciere. Grazie Giovanni, lo so che tu mi vuoi bene, noi ci vogliamo bene, qualche giorno dobbiamo incontrarci e passarci una mezza giornata insieme, mi farebbe molto, molto piacere. Ecco, detto questo, c'è tutte queste parodie della Marciano che un po' richiama Kennedy all'inizio, adesso nel post di ieri si rifà a Corrado Alvaro. Cioè, basta, cerchiamo di essere un po' originali nelle cose e poi cerchiamo intanto di chiarire le proprie posizioni senza andare a distrarre l'attenzione con altri discorsi. Cioè, voglio dire, ognuno è libero di fare quello che vuole, però qua nessuno è fisso, dicono a Napoli. Cioè, cerchiamo di focalizzare la cosa. Sarà, perché noi ci diamo del lei, sarà sospesa, sì o no? A questa domanda lei continua a non rispondere, così come a tante altre. Ha una sola risposta delle 5 mitiche domande, perché ormai sono diventate un mito quelle domande. E a sollevare la questione, lo ricordo a chi, alle altre testate giornalistiche che adesso riprendono il problema, è stato l'arciere Luigi Palamara, solo e unico. E poi diamo a Cesare quello che è di Cesare. Il caso Miramare è scoppiato grazie alla denuncia di Enzo Vacalebbre, gli altri che non prendono patenti e patentini. Bisogna ringraziare Enzo Vacalebbre di Alleanza Calabrese, un amico mio che ieri ho sentito giustamente per intervistarlo, ma in questo momento è a letto con la febbre, quindi lo sentiremo in questi giorni. Quindi cerchiamo di mettere i tasselli al posto giusto e di dare a Cesare quello che è di Cesare e di non continuare né a mentire o a prendere in giro, perché comunque c'è sempre l'arciere, ma non è che fa una questione personale, il giornalista controlla, verifica, è il controllore, è il cane da guardia della democrazia e non usa, non uso l'arma del giornalismo per colpire questo e quello, non l'ho mai fatto e mai lo farò, e se l'ho fatto involontariamente me ne scuso, ci mancherebbe pure, però funziona così. Cerchiamo di essere un po' più, se vogliamo davvero migliorare questa città. Io non voglio avere la presunzione di indicare quali sono i punti, però nel mio settore mi ritengo abbastanza competente, anzi competente. Sono 20 anni, 30 anni, ne ho fatte, ho fatto talmente tanto di queste viste, talmente tanto di quelle esperienze che posso dire la mia. Ecco, per migliorare una città ci vuole anche questo, ci vuole un'informazione forse... come dire, vabbè, la butto giù così, Klaus Davi l'ha detto e l'ha ripetuto, ci vogliono sedi di testate nazionali per capire quanto si vale, ci vuole la sede della RAI, ci vuole la sede, qualche sede di Canale 5, invece noi, pur essendo città metropolitana, la città più importante della Calabria, non c'è una sede RAI, non c'è una redazione, non c'è una sede di Mediaset, insomma il Corriere della Sera, sì, c'è Carlo Macri, ma è l'unico che salutiamo, è l'unico in tutta la provincia, cioè cerchiamo anche in questo senso di spingere ad avere più redazioni e redazioni di livello nazionale, in maniera tale che comunque, perché comunque l'informazione ha una parte importante in quella che è lo sviluppo di una città e di una democrazia. È molto molto importante, quindi non sottovalutiamolo.
E quindi non sottovalutiamo, ma non cerchiamo neanche di buggerarla, perché c'è poi chi è molto attento, quindi non pensate che mandate comunicati o fate le dichiarazioni e l'arciere ve le lascia passare, ve li contesta dove c'è da contestare, ma senza farne una questione personale, perché nel momento in cui voi comunicate qualcosa agli elettori, il filtro deve essere il giornalista, e se il giornalista vede che state sparando cazzate, ve lo dice che sparate cazzate, almeno l'arciere ve lo dice, state sparando cazzate! Dalla mattina alla sera siete bugiardi. E questo bisogna fare, il filtro è questo, se no che facciamo? I portavoce? Io non sono il portavoce di nessuno, né tantomeno la velina di nessuno, quindi chiariamole queste cose. Anche perché adesso inizia una nuova stagione, detta alla Giuseppe Falcomatà una nuova primavera per la città di Reggio, quindi cerchiamo di svegliarci. Svegliamoci, è primavera, quindi stiamo occhi aperti, orecchie bene attenti all'ascolto e finiamola di rompere o di entrare, così mi faccio vedere meglio. Insomma, finiamola di cercare di sgretolare il giornalista che si fa un mazzo così dalla mattina alla sera per darvi ecco, lo so Valentino, per darvi comunque l'informazione corretta, filtrata e giusta, e voi che fate? Ve la prendete con il giornalista solo perché punzecchia o solo perché fate i tifosi? Non fate i tifosi, fate i cittadini, pensate al bene della collettività, non tenete la candela a nessuno, perché nessuno merita la vostra candela. Ogni singolo cittadino merita rispetto, e il rispetto passa anche dalla sincerità. E passa anche da come ogni giornalista fa il proprio mestiere di filtraggio delle cose. Non tutto quello che viene comunicato dalle varie istituzioni o presunti tali sono il Vangelo. Quindi vanno filtrati e vanno anche limati, e se c'è da dire bisogna dirlo. E questo deve essere... il modo di fare informazione dell'arciere, degli altri purtroppo ognuno a casa propria fa quello che vuole, ma non entro in merito ad altri, le fake news eccetera, cioè, ognuno poi sa come funziona. No, Giovanni, ti ringrazio, racconta la verità, io cerco di dire le cose per come stanno, non ho legami o lacci o lacciuoli con nessuno, per cui sono libero e posso... Non devo chiedere niente a nessuno, non sono vincolato e condizionato da niente e da nessuno. A volte l'unico condizionamento che ho è la stanchezza, a volte sono stanco, quindi sono meno brillante, però pensate che io faccio questo tutti i santi giorni. Ecco perché ringrazio Giovanni Pangallo che mi ha detto: tu non fai il giornalista, lo sei, ed è vero, perché un giornalista lo fa chi si fa le sue 6-8 ore di lavoro e poi finisce. Io lo sono perché comunque H24, domenica e festive inclusi, sono sempre comunque con addosso il mio vestito da giornalista di strada, che mi piace tanto, ma anche da studio, perché le trasmissioni da studio le faccio, credo di saperle fare anche bene. A proposito di questo, domani sera alle 17, poi preparerò la locandina, avremo ospiti in studio nel faccia a faccia Paolo Zagami, e con Paolo Zagami toccheremo argomenti attualissimi, il polo civico che non si è fatto, gli incontri che ha fatto con l'Angela Marcianova, Edoardo Lamberti Castronuovo e altri di cui noi ne eravamo a conoscenza, insomma si parlerà a ruota libera con l'avvocato Paolo Zagami, quindi domani aspettatevi davvero frecciate e frecciatine, o comunque un bel approfondimento, sicuramente una trasmissione molto molto interessante, quindi che riguarda la politica attuale, ma anche il retroscena che ci sono stati prima di arrivare alla composizione delle liste, perché non si è fatto il polo civico. Insomma, parleremo di tanti protagonisti. Quindi domani mattina ci seguiremo la proclamazione dei 32 consiglieri comunali e il pomeriggio l'appuntamento con Paolo Zagami. Chiaramente tutto questo in diretta, la mattina on the road e poi il pomeriggio da studio. Siamo partiti diciamo un po' in sordina con un caffè al bar con l'arciere.
utilizzeremo il bar Enigma che ci ha dato già l'ok, ma molto probabilmente anche il bar Zanzitalia. Noi ci metteremo qui la mattina, faremo le nostre riflessioni come adesso le sto facendo seduto nel bizzolo qui di Piazza Italia, dell'aiola di Piazza Italia, le faremo sedute al tavolino di uno dei due bar, e chi vuole può venire a fare la chiacchierata, chiaramente inviteremo anche noi, però chi vuole, cioè l'invito è aperto a tutti. La cosa sicura è che nel momento in cui vi venite a sedere con l'arciere avete già il caffè pagato, un caffè pavato, come si dice a Reggio, un caffè este pagato, diciamo a Roccaforte, quindi c'è una leggera differenza anche nell'utilizzo del dialetto. Bene, detto questo, aspettiamo domani e aspettiamo che escono i lavoratori del mercato. La frecciata del 9 ottobre 2020 dell'arciere. Lo offro io, sì, Giuseppe, lo offro io il caffè. Meno male che l'ho visto, il caffè pagato lo offro io. Quindi, per tutti. Speriamo che veniate numerosi. Voglio dire, un caffè, se venite 100 euro, pagherò a rate. A presto.